compiuto ormai il 21° anno di età, diciamo, no? Quindi, nonostante 2 anni di assenza, abbiamo cominciato a vedere un bel che ci supporta per quanto concerne tutte le strutture e quant'altro, comunque è una cosa davvero preziosa. Naturalmente tutte notevoli. Programma, come dicevo, ricco, oltre allo stage ci saranno diversi eventi la sera, perché noi puntiamo molto sull'aggregazione, perché l'aspetto aggregativo è il volere poi Donatella, e nello specifico la nostra ditta stampa Patrizia. Siamo quasi in piena stagione estiva, perché grazie a Dio le stagioni si sono allungate, e come tali, diciamo, anche con lo sport iniziamo, con lo sport allunghiamo un po' la nostra stagione. L'esperienza è di successo, in vista delle edizioni, insomma, che si sono svolte nel passato. Quest'anno sarà la conferma, insomma, dopo l'anno scorso, la ripartenza dopo il Covid agli stage, quindi veramente si nota anche nel paese un movimento molto vitale, no? dal punto di vista dell'entusiasmo. Volentieri è riconoscendo che esiste, insomma, un indotto, una portata internazionale, insomma, visti, insomma, i nomi degli... E quindi, diciamo, viviamo le emozioni che Paolo Donatella, che coinvolgerà un gran numero di partecipanti. Poi non so se va studiata anche la collaborazione con tecnico didattico. Quest'anno abbiamo dei nuovi insegnanti, iniziamo da Alessandro Grillo, che si è diplomato alla Scala Milano, è stato dopo 21 anni, insomma, siamo diventati maggiorenni. A Barbara Protti, che è ormai già datata da noi, tanti anni che viene da noi a insegnare danza classica per i gruppi più giovani. Poi abbiamo per la danza moderna contemporanea sempre Caterina Felicioni e Daniele Ziglioli, e per la danza moderna in particolare Micaela San, che viene da Trentino d'adozione ed è insieme a Isabel Nardelli, che quest'anno terrà i corsi di dancehall. Sono un po' il nostro orgoglio, perché, diciamo, riuscire a portare anche dei nostri allievi locali, diciamo, che la nostra prerogativa è questa rete che si è creata col Centro Santa Chiara, che ci permette anche di lavorare, di portare anche delle compagnie di prestigio anche a Tesero. Quindi grazie ancora al Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Porta vita giovani in Val di Fiemme per una settimana molto intensa, in cui questi ragazzi, oltre ad avere l'esperienza di questi 15 docenti come padre, e che quindi oggi qui gli auguriamo, insomma, facciamo le felicitazioni. E il mio servizio, oltre che la competenza per le attività culturali, anche quelle delle politiche di danza contemporanea in tutte le tecniche e gli stili che rappresenta. A me piaceva, ho letto nella cartella stampa questa concezione di equilibrio della scuola di danza, e quindi potremo andarle a vedere e divertirci nell'essere partecipi della loro offerta.